presentato il programma della 13ª edizione di Suggestione all'Imbrunir, la rassegna stabile del Parco Archeologico Ambientale Pausilipon. Una kermesse che vedrà arte e musica avvicendarsi in un contesto notevole come quello del Parco Pausilipon, che riunisce al suo interno natura, storia e cultura. Ha espresso il suo apprezzamento sulla manifestazione il soprintendente per archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli, Luigi Larocca. Questo rapporto ormai molto consolidato fra la sovrintendenza, che è il proprietario dell'area archeologica, e il Gaiola Onlus, che ci dà una mano nelle attività di gestione e fruizione del sito e organizza questa manifestazione, che riteniamo molto importante perché aiuta a conoscere un posto di straordinaria bellezza, forse ancora poco noto. Ha accolto con altrettanto entusiasmo la presentazione della rassegna il direttore dell'area marittima protetta del Parco Sommerso della Gaiola, Maurizio Simeone. Il Parco Sommerso della Gaiola e il Pausilipon sono un unicum, un unico comprensorio, e quindi insieme Pausilipon e Gaiola devono lavorare per far sì che la cultura e questa splendida rassegna vadano avanti ogni anno. Ascoltiamo anche i pareri di Paola Masucci, presidente del Centro Studi Interdisciplinare Gaiola Onlus, e Serena Improta, direttrice artistica di questa 13ª edizione di Suggestione all'Imbrunire. Torniamo dopo 3 anni in cui la rassegna appunto è stata ferma nel 2020-2021 a causa della pandemia, quindi siamo veramente felicissimi di poter ritornare e quindi di poter riproporre questa rassegna che per noi è veramente la rassegna del cuore al Parco Archeologico del Pausilipon. Saranno 5 serate, apriamo con il concerto del maestro Campanella, concerto per pianoforte solo, un evento che veramente aspettavamo e di cui ringraziamo fortemente, sinceramente, appunto il maestro che ci ha permesso di aprire con la sua presenza.